Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacialsphere ed oggi siamo qui nella Valle dei Charizard per proseguire il nostro cammino. Qui abbiamo affrontato Lysa, che è diventata effettivamente una allevatrice che potrebbe allenare i nostri Pokémon come la pensione, ma essendo che non possiamo farci uova qui è abbastanza inutile, quindi direi di proseguire verso il basso. Nella scorsa parte eravamo andati da questa parte, giusto? Sì, e fortunatamente non abbiamo incontrato Pokémon selvatici, questi allenatori li avevamo già battuti. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, quell'allenatore invece lì in basso potremmo non averlo ancora battuto. Mettiamo davanti il nostro Heracross, vai, salve. I trained with Faulkner. Si è allenato con Valerio lui, quindi avrà un team di solo uccelli praticamente. Eccoli qui, e noi possiamo disintegrarli tutti con Rock Slide. Probabilmente, no, potrebbe fare forse livello 21 Heracross, ma non credo. Troppo poca esperienza questo uccellino. Spiro, infatti, troppa poca esperienza. Ecco fatto. I miei poveri uccelli. Mi spiace, caro tizio. Allora, scendiamo qui. Salve, ragazzina. I bet you thought there was something back here. I bet you to eat tough. I bet you. Niente, ci ha detto essenzialmente che ci ha scherzato, ci ha detto scommettevi che pensavi che ci fosse qualcosa qui dietro, eh? Ah, invece t'ho battuto. Boh, va bene, bambina di merda, muori. Comunque, andiamo sul percorso 33. Siamo diretti forse ad Azalina, se non sbaglio. La prossima città dovrebbe essere Azalina. Sì, Azalea Town per l'appunto, però esploriamo per primo il percorso 20, il percorso 33. Qui tra l'altro dovremmo avere anche dei Pokémon nuovi. Oh, e un Pokémon nuovo in particolare. Sta lontano quel Pokémon, è mio. Ne sei proprio sicuro? Ne sei proprio sicuro, Koji? Che manda in campo Sandslash. Che manda in campo Heracross. Vediamo chi la spunta. Allora, Heartquake. Beh, niente male la difesa del tuo Sandslash, eh? Usiamo un altro Heartquake. E addio. Mi spiace per te. Hai incontrato l'allenatore sbagliato, Koji. Dannazione. Vattene. Beh, no, prima mi prendo il mio Cyndaquil. Sì. Assolutamente. Voglio questo Cyndaquil. Vuoi dare un soprannome a Cyndaquil? No. Ok, e abbiamo quindi ottenuto anche il nostro Cyndaquil. Diamo un'occhiata qui. Vediamo se ci sono dei Pokémon nuovi da catturare, quindi mandiamo davanti il nostro Kingler, che come vi ricordo ha falso finale. E diamo un'occhiata in questa erba alta, eh. Un'occhiata veloce per vedere cosa c'è. Oh! Nuovo! Pinecone! Che tra l'altro è un Pokémon che non so per quale motivo mi è sempre piaciuto un botto a livello di design, ma mi fa cagare la sua evoluzione, Fortress. Fortress non mi è mai piaciuto, mentre Pinecone sì. Ok, proviamo a catturarlo, penso che sarà una cattura abbastanza sicura, essendo un Pinecchio con un PS. Ma mai dire mai, appunto, perché mi ha appena smentito questo Pinecchio infame. Dai, entra, pigna. Su, su. Ti uso pure una Mega Ball per farti, per farti sembrare importante, no? Ecco, vai, entra nella Mega Ball. Perfetto. Tipo Coleottero. E via. Vediamo se ce ne sono altri qui di Pokémon interessanti da prendere. No, ancora Marip che abbiamo già preso nello scorso episodio. Proviamoci un paio di volte, basta, eh. Non voglio ammorbarvi troppo con la ricerca dei Pokémon selvatici. Ma giusto anche per vedere che Pokémon si trovino qui. Ok, un bello stomp su questo Pinecchio così impara a non entrare nella Pokéball subito. Ah, ha pure Stardi. Cioè, ha pure Stardi Pinecchio, va bene. Infame, muori. Via. Non ci danno alcun tipo di esperienza, però era una cosa che volevo fare. Ultimo try, vediamo un po' chi esce. Ok, un Marip. A questo punto direi di lasciar perdere questo percorso. Abbiamo comunque trovato un Pokémon nuovo, quindi niente male. E siamo arrivati ad Azalina. E eccoci qui. Ah, qui c'è il pozzo degli Slowpoke. Slowpoke, sì. Salve. Salve, Slowpoke. E qui dentro
Mi sembra che non ci sia letteralmente nulla, sì, solamente Slowpoke. Cioè possiamo entrare e incontrare Slowpoke, quindi non è una cosa particolarmente interessante. Allora, qui dovrebbe esserci uno strumento, esatto, Fulial. E andiamo direttamente al centro Pokémon, così da prenderci il nostro Slowpoke. O meglio, il nostro Cyndaquil, che è Slowpoke. Guarda, pure la tipa del teletrasporto qui ha uno Slowpoke, interessante. Allora, vai, organizziamoci in box. E prendiamoci il nostro Cyndaquil. Eccolo qui. Allora, lasciamo giù a questo punto Charizard, il nostro Pokémon più forte attualmente. Questi li dovrò riordinare io poi con calma, lo farò fuori dal video. Charizard, tra l'altro, ha una carbonella, ma che gli lasciamo? Perché ora vi faccio vedere dove possiamo prenderne un'altra. Tanto parliamo a questo tizio. Kart si è dedicato alle Apricorn ovvero alle Gicocche da decenni. Portagli alcune Gicocche e ti farà delle Pokéball speciali che ti aiuteranno nelle catture. Lo faremo, lo faremo. Kart crea le Pokéball più uniche che esistono. Mi ha fatto una Level Ball usando una Gicocca rossa. Onoriamo gli Slowpoke che vivono qui. Ok, va bene. Questa è la palestra. Many years ago, a Slowpoke yawned and ended a drought. We have honored them ever since. Drought dovrebbe essere un'inondazione. Una drought. Non penso sia una carestia, penso un'inondazione. Cioè, lei ci ha detto che uno Slowpoke a un certo punto come si dice, ha sbadigliato e ha interrotto un'inondazione. Ok, va bene. Oppure una, come si dice, una carestia, ma penso inondazione. Drowth, me lo scrivete nei commenti per favore, cos'è? E lì davanti avete visto che c'è Brock. Esattamente, c'è di nuovo Brock da battere. Il problema è che ha i Pokémon a livello 15.000 e no, io ho Pidgeot e Pikachu. Bailiff non penso possa combattere contro tipo i Pokémon a 40 di Brock, Pokémon di tipo roccia. Quindi direi di andare a prendere una vecchia conoscenza di Ash. Bulbasaur oppure Squirtle? Ok, Squirtle ha bisogno di fare un qualche livellino, quindi prendiamo lui che è un po' che non lo usiamo. Vai. E lasciamo giù per adesso Kingler. Vai. Tanto ora abbiamo i Pokémon comunque abbastanza deboli per poter catturare altri Pokémon. Lasciamo davanti Cyndaquil, prenderà un po' di esperienza, gli faremo fare un po' di livelli. Ok. Faremo fare un po' di livelli gratuiti con un solo Pokémon, Cartsouse, in modo da poterlo iniziare subito ad utilizzare in maniera vera e propria. E se non sbaglio, il Cyndaquil di Ash non si evolve mai. Quindi non lo faremo evolvere mai questo Cyndaquil. Diamogli direttamente anche subito la pietra stante, così ce lo leviamo dalle balle. Allora, Everstone, vai, give. E combattiamo Brock di nuovo. Ehi, hey Glacial, sono venuto qui per visitare. Sei venuto qui anche tu per visitare Kart? Ho ottenuto una Pesoball e una Velox Ball da lui. Dato che sei qui, perché non combattiamo? Va bene, Brock, tutto quello che vuoi. E infatti manda in campo Onix al 45. Dovete stare attenti perché gli allenatori che abbiamo incontrato, comunque gli NPC che abbiamo incontrato a Kanto, a quanto pare mantengono la loro squadra. Quindi dovete stare attenti. Bind, va bene, non ho problema, io non voglio scappare comunque. Voglio che il mio Squirtle distrugga il tuo Onix. Surf e addio. Ok, un bel po' di punti a Cyndaquil così che prenda un po' di livelli e impari anche delle mosse interessanti. Ha già lanciafiamme, ok. Quick Attack gliela faccio imparare al posto di Tackle. Vai, livello 15, 16, 17. Perfetto, e mi va bene così. Geodude. Lasciamo tranquillamente Squirtle. Così era Surf e addio anche Geodude. Vai. Vulpix. Ma cosa mai potremmo utilizzare se non Surf? Ok, lui usa il lanciafiamme. Vai. E uno Zubat.
Perché mai dovremmo cambiare Pokémon? Sponge. Esattamente, l'attacco fisico di Squirtle, se non sbaglio, non è altissimo. Ma in generale entrambi i suoi attacchi non sono altissimi. E Pineco, Pineco, in realtà possiamo andare sin da qui perché è di livello basso. Pineco è un Pokémon della regione di Johto e quindi l'ha catturato anche lui qui. Come vedete è al 16. Possiamo usare Flamethrower per shottarlo. Ah, Stardi, giustamente. Spikes che non ci faranno nulla perché noi useremo Quick Attack. E la prima vittoria di Cyndaquil è qui, livello 18. Vai. Ho perso, eh? Dopo tutto quel mio allenamento. Ok, ora vattene, per favore. Forse dobbiamo entrare. Ok, no, si è mosso. Si è mosso, va bene. A modo suo, eh. Con calma, però si muove. Andiamo a curarci i Pokémon. Ok, direi di tenerci Squirtle per adesso al posto di Kingler. E vi faccio vedere appunto che possiamo entrare qui, parlare con questo omaccione, che gestisce una business di Carbonella e praticamente l'hanno esportato qui da canto. Ecco, prendi un campione e ci dà appunto la Carbonella se vogliamo usarla per potenziare le mosse di tipo fuoco di Cyndaquil. Tra l'altro non ho visto la natura di Cyndaquil, quindi voglio andarla a vedere. Summary. Allora, diminuisce la velocità mentre la difesa. Meh. Molto meh. Ok. Molto molto meh come natura. Anche perché la difesa è una statistica che non interessa minimamente a Cyndaquil. Anzi, avrei preferito fosse stato il contrario. Aumenta la velocità e diminuisce la difesa. Però vabbè. Ha ovviamente un buon attacco speciale, ha un buon attacco, ha una buona difesa speciale. Ha una buona velocità pur avendo una natura che gliela diminuirà. E è carente in difesa pur avendo una natura che gliela aumenta. Quindi è davvero un po' una fregatura. Andiamo a vedere se possiamo insegnargli qualcosa di interessante al buon vecchio Cyndaquil. Tramite l'MT. Allora, vediamo un po'. Vediamo se può imparare Thunderbolt. Così. No, non può impararlo, peccato. Earthquake? No. Ritorno probabilmente sì, ma ancora non glielo insegno. Psichico non penso proprio. Flamethrower ce l'ha già. Aera Race non credo, anche se ogni tanto. E infatti, Aera Race può essere imparato da qualcuno a caso. Ecco, insegniamogli al posto di agilità. Così contro i Pokémon di tipo lotta potrà dire la sua. Flame Charge. Questa non è male, è nitrocarica dovrebbe essere. E non è per niente male. Perché gli aumenta pure la velocità. Io direi di insegnargliela al posto di Smokescreen, che non serve letteralmente a niente per adesso. Ok, Energy Ball forse sapete che potrebbe impararla? No, ok, no. False Swipe, no. Rock Slide non mi interessa. Ok, queste per adesso non mi interessano. Bene, abbiamo anche dato le giuste mosse al nostro Cyndaquil. E direi a questo punto di visitare. Sì, se magari Brock si togliesse le balle. Oh, di visitare Kart. Sei tu Kart? Non penso proprio. Il mio nonno è il migliore nel costruire le Pokéball. Va bene. Salve. Oh, ciao Glacial. Ho sentito dal professor Oak che saresti venuto a darmi qualcosa. Esattamente. Gli diamo la GS Ball. Ci lavorerò appena possibile. Ecco, prendi questo per ringraziarti di questo lungo viaggio. Una Lure Ball. Una Fast Ball. Queste sono Pokéball speciali che ho fatto io. Portami delle Ghicocche e sarò molto lieto di costruirtene altre. Ecco, in realtà noi possiamo dargli delle Ghicocche, ma cioè, dategliele se volete, ma non è troppo importante perché potremmo poi trovare un negozio, da quello che so, che vende le Pokéball particolari. Questa è la GS Ball, non possiamo ovviamente fottergliela, che l'abbiamo appena data. Qui troviamo un'altra Ghicocca. Però ecco, è abbastanza inutile in realtà da fare. Tu non ci fai passare, vero?
Sì, stanno minando la carbonella ora come ora, quindi non possiamo passare. Va bene, ovviamente dobbiamo battere prima la palestra, ma sarà una cosa che faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordi di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!